guys, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Just a Tiger. Oggi, signori, parliamo nuovamente di un'altra storia calcistica molto molto importante che andremo a vedere oggi. Quindi, ragazzi, mi raccomando, sarà una storia molto breve, devo dire. Quindi non sarà comunque una come quelle della Novese del Casale che sono veramente durate tantissimo. Però stavolta in particolare si parlerà anche di un giocatore molto importante per questa squadra e che hanno vinto in particolare un trofeo che ovviamente vi staremo a dire nella storia. Detto questo, ragazzi, in questo titolo, come potete ben leggere, parliamo del Vado Calcio. Quindi detto questo, ragazzi, vi lascio la storia. Buona visione. Il 1 novembre 1913 una cordata di soci capeggiati da Angelo Morix si accordò per la fondazione di una società di calcio del Savonese, il Vado Football Club, con il presidente Lino Pizzorno. I colori sociali scelti per il sodalizio furono il rosso ed il blu. Le prime gare del club, di natura pionieristica, vennero disputate fra gli spazi di fronte alla fabbrica Fumagalli e la vecchia stazione ferroviaria di Vado Ligure, sino a quando vennero ultimati i lavori per il campo di Leo. Fino al 1919 l'attività calcistica del club fu legata a manifestazioni calcistiche di vario genere, prettamente di carattere amichevole. In seguito la squadra si affiliò alla FIGC e debuttò partecipando al campionato regionale di promozione, nonché il secondo livello del calcio italiano nel tempo. Proprio in quel periodo, ossia nel dopoguerra e nello specifico nell'anno 1922, la società Ligure conquistò il trofeo più importante della sua storia, la prima edizione della Coppa Italia, battendo in finale l'Udinese per 1-0 grazie al gol di Felice Levratto. Non solo, in quella stagione la squadra vinse anche il proprio campionato di competenza, quello di promozione Ligure. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam, Felice Levratto vince da titolare la medaglia di bronzo, segnando 4 reti in 5 partite. Il 4 giugno 1928 contro la Spagna, un sottotiro dal limite colpì e spedì in porta due avversari prima di bucare la rete. Nella partita perduta contro l'Uruguay, un sottotiro in porta sfondò la rete avversaria. Alla fine della sua carriera collezionò 28 presenze e 11 reti con la maglia nazionale azzurra. Nel 1918, nella sua vita in particolare, quando Felice firmò il primo contratto col Vado, il padre stesso non fu particolarmente lieto, perplesso dal fatto che si potesse guadagnare denaro dando calci ad una palla di cuoio, dato che quella del calciatore era infatti all'epoca un'attività nuova, totalmente discontantesi dal ristretto elenco di mestieri esistenti da secoli, ma non si oppose. Cominciò a giocare per divertimento nelle file del Savoia Football Club, piccola squadra vadese. La potenza nel tiro, il fiuto del gol, ma anche il gioco generoso e intelligente attirarono presto gli sguardi di alcuni osservatori locali. Si trasferì quindi alla Lampos, altra squadra di Vado, per pochi spiccioli, andando a ricoprire il ruolo di ala sinistra. Con i soldi risparmiati riuscì a comprarsi una bicicletta, utile per raggiungere i campi delle trasferte, ad esempio quelli di Spotorno o di Savona. Rimase alla Lampos per 2 anni. Nel frattempo, Niccolò Gambetta, presidente del Football Club Vado e cavaliere al merito del Regno d'Italia, aveva notato la gesta in campo del giocatore Levratto, decidendo di portarlo a vestire la maglia rosso-blu della società da lui guidata. Così, 14enne, il futuro campione firmò il suo primo contratto professionistico. Correva il 1918, la grande guerra era da poco terminata, i giovani tornavano a casa dal fronte e il Vado si apprestava a disputare il campionato di terza divisione. L'Udinese era una squadra molto 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 grintosa, tanto che si portò in finale, perse comunque 1-0 contro il Vado Calcio, una squadra che comunque era creata da molti giocatori della città vadese, che comunque riuscì a conquistare la prima edizione della Coppa Italia nel 1920. La squadra comunque, e anche nei giorni d'oggi, sta lottando sempre per la promozione e per l'eccellenza. Squadra che comunque, nel suo ricordo, riuscì comunque ad ottenere un trofeo molto prestigioso, nonché la prima edizione della Coppa Italia. Ok ragazzuoli, spero che la storia vi sia piaciuta. Mi raccomando come sempre di lasciare un like, lasciare un commento, iscriversi al canale, commentare il video. Niente ragazzi, qua il video è finito e noi ci becchiamo come sempre ad un prossimo video. Bella ragazzuoli!